quanta confusione sulla litoranea. Giuro che ora scendo che mi manca l'aria e arrivo al mare a piedi. Lo so che non mi credi. Lancette spostate un'ora indietro e il sole che tramonta prima, ma nella parte centrale della giornata sembra ancora piena estate. Nella domenica in cui è scattata l'ora solare sul litorale marchigiano, più che il 30 ottobre, sembra fine agosto. Il sole splende grazie all'anticiclone africano e le temperature superano abbondantemente i valori stagionali, così in tanti approfittano per una passeggiata in riva al mare o per l'ultima tintarella. Il bagno di fine ottobre, se lo immaginava? No, sinceramente assolutamente no. Noi siamo del posto e veniamo spesso qui e effettivamente è un ottobre stranissimo. Com'è l'acqua? Calda, devo essere sincera. Ho messo i piedi e mi incuriosisce l'idea di fare il bagno. Non l'ha ancora fatto? No. Lo farà? Magari sì, perché no? Oggi è una bellissima giornata, ce la godiamo. Farà anche il bagno? No, il bagno no. L'età c'è, quindi ovviamente temporeggiamo un attimino. Preferiamo fare la passeggiata, preferiamo goderci questo splendido panorama. È un posto che dovrebbe... Lei addirittura a torso nudo, è un temerario. No, è una bellissima giornata, quindi non è essere temerari, essere in sintonia con la stagione di questo periodo. Sicuramente un fine ottobre insolito. Eh sì, decisamente. Un caldo straordinario che fa un po' paura per la crisi idrica già in atto, ma c'è chi guarda anche al fattore risparmio dal punto di vista energetico, visto che nella zona montana delle Marche, la cosiddetta fascia E, da sabato 22 ottobre si possono già accendere i riscaldamenti. Una giornata di fine ottobre insolita? Certamente, molto insolita ma stupenda e per la gente che si può permettere il mare e anche per adesso le bollette, il riscaldamento è eccezionale, veramente eccezionale. E l'alta pressione dovrebbe reggere anche per la prima parte della prossima settimana, l'attesa novembrata.